Noi festeggiamo i 90 anni della nostra società, sono 90 anni che noi viviamo sul fiume Arno e per festeggiare degnamente questo compleanno abbiamo deciso di fare tutto il percorso del fiume dalla sorgente fino alla foce. Sono partiti dal Casentino, da qui infatti ha preso il via il progetto Le Vie d'Arno, iniziativa ideata e promossa dal Canottieri Comunali Firenze per festeggiare i suoi primi 90 anni. In primis è un tributo che noi vogliamo dare al fiume perché visto che sul fiume noi ci viviamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, 365 giorni all'anno ormai da 90 anni e conseguentemente c'è un affetto, un amore particolare nei confronti di questo elemento. E poi quello che vogliamo fare è fare una valutazione lungo tutto l'asta dell'Arno di quelle che sono le condizioni, lo stato di salute del fiume sotto il punto di vista dell'inquinamento da plastica e verificare la possibilità e la fattibilità di poter percorrere in maniera turistica e esperienziale il fiume. La prima tappa del lungo percorso si è sviluppata attraverso le foreste casentinesi con diverse modalità, tutte ecosostenibili, per percorrere le distanze, a piedi, in bici, lungo le ciclabili e in kayak. È l'occasione con l'associazione per valutare il fiume nei suoi molteplici aspetti, quindi la salute del fiume, la quantità di erosioni, le condizioni delle opere, la condizione della vegetazione, la presenza della fauna, insomma un sacco di rilevamenti importanti anche per il consorzio che si occupa della sua manutenzione. Ed è l'occasione questa anche per celebrare il fiume. L'iniziativa toccherà nuovamente la provincia di Arezzo. 16 di marzo vi saremo a Ponte Aburiano. Ponte Aburiano dove faremo rafting, dove i ragazzi scenderanno e dove ci saranno anche i ragazzi del CAS, il centro avviamento allo sport, che parteciperanno in maniera attiva all'iniziativa nell'invaso della penna.